Torna a Cesenatico la festa regionale della UIL, una festa con tanti esponenti non solo del mondo sindacale ma anche politico, con il ministro dell'istruzione Bianchi. Infatti tra i temi trattati oggi anche quello della scuola in vista della ripartenza a settembre, in questo difficile periodo legato alla pandemia che ha colpito non soltanto il mondo del lavoro ma appunto anche quello dell'istruzione. Tanti i temi che vanno dall'assistenza per gli anziani ai trasporti, vari gli appelli lanciati da questa piazza oggi, dove è presente anche il segretario generale della UIL Bombardieri. Segretario, la festa regionale della UIL Emilia Romagna, innanzitutto che territorio rappresenta secondo lei quello dell'Emilia Romagna con le istanze che sta portando oggi nel panorama nazionale? Ma penso che sia la dimostrazione di quello che può avvenire in questo paese. Un territorio che ha grandi potenzialità, che però ha vissuto e ha pagato dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale il costo del Covid e della pandemia, e che ha necessità di riprendersi sfruttando quelli che sono gli asset prioritari di una ripresa in questo paese: una buona occupazione, un'attenzione alle realtà storiche di questo territorio e un'attenzione sia a quelli che sono i poli industriali e sia a quelli che sono le tradizioni. Tutto il settore turistico alberghiero ha bisogno di assistenza e di aiuto per la ripresa, soprattutto per non lasciare nessuno indietro e per dare la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno pagato il prezzo più alto in questo periodo di riprendersi. A proposito di occupazione, abbiamo visto con lo sblocco dei licenziamenti alcune vicende di alcuni grandi gruppi industriali del paese, come li commenta? Ma li commento con le affermazioni che abbiamo sempre fatto. In questo paese noi abbiamo un'esigenza, che è quella di regolamentare il comportamento dei grandi gruppi, delle grandi multinazionali. Alcune delle aziende che hanno avviato la procedura di licenziamenti lo avrebbero potuto fare prima, e se non lo hanno fatto, lo hanno sospeso questa decisione. Hanno adottato questa scelta perché hanno provato fino alla fine a prendere tutte le risorse che lo Stato e il Governo hanno messo a loro disposizione. E allora il tema che noi dobbiamo affrontare è come limitiamo lo strapotere delle multinazionali che decidono di muoversi da un territorio all'altro senza dover dare conto a nessuno. In questo ovviamente si inserisce un quadro più ampio, nel quale noi abbiamo chiesto ieri al Presidente Draghi di attivare la cabina di regia, perché l'accordo che noi abbiamo fatto è un accordo importante che utilizza e dà la possibilità di utilizzare 13 settimane di cassa integrazione straordinaria, ma è chiaro che noi dobbiamo identificare un percorso di rinascita e di ricostruzione di questo paese, e si parte da qui. E a proposito di governo Draghi, recentemente, proprio nelle ultime ore, ha approvato le nuove misure che prevedono il Green Pass per essere utilizzato nei luoghi più affollati. La UIL come giudica questa misura? Può essere lo strumento per mantenere aperte le attività come si auspica il governo? Noi diamo un giudizio positivo sull'utilizzo del Green Pass nelle grandi manifestazioni, nelle grandi iniziative sportive, e da sempre noi abbiamo sostenuto la necessità di utilizzare il vaccino, di vaccinarsi. Noi pensiamo che la vaccinazione sia l'unica via per arginare il Covid. È chiaro che poi l'utilizzo delle libertà individuali è un'altra cosa, e da questo punto di vista il governo dovrebbe darci risposte, il governo, il Parlamento, su quali saranno i prossimi passi, per esempio per garantire la scuola in sicurezza. Invece sulla proposta di Confindustria, Green Pass anche sul luogo di lavoro, come lo commenta? Sappiamo che il mondo dei sindacati chiaramente ha criticato questa posizione. Io non ho commentato e non l'ho fatto perché noi non commentiamo una lettera interna riservata del direttore generale di Confindustria. Noi abbiamo fatto un percorso molto chiaro, che è quello del protocollo sulla sicurezza sui posti di lavoro. In azienda bisogna rispettare le norme sulla sicurezza, altre fantasie hanno bisogno di un intervento legislativo. Per noi il tema prioritario è la sicurezza. Lettere interne, noi siamo persone serie, non le commentiamo. Scuole e trasporti, l'anno scorso era stato un tema su cui insomma, il governo è stato criticato per essere stato molto indietro. Quest'anno c'è il rischio che si replichi ancora il ritardo nel decidere come far funzionare al meglio questi servizi?
Sì, il rischio che noi abbiamo è che alcuni dei nodi che l'anno scorso non erano stati sciolti si ripresentino quest'anno. Il tema dei trasporti locali, di come si accompagnano i ragazzi alle scuole, credo che sia ancora un tema che riguarda l'emergenza quotidiana. Noi abbiamo chiesto al governo di intervenire garantendo più finanziamenti e garantendo un maggior raccordo con gli enti locali, le autonomie locali, gli enti regionali. Solo garantendo la sicurezza intorno alla scuola potremmo finalmente approcciare ad una scuola sicura, perché c'è un tema che riguarda la vaccinazione del personale, c'è un tema che riguarda la vaccinazione dei ragazzi e dei giovani, ma c'è un tema complessivo di condizioni strutturali della scuola che ancora non sono state affrontate. I professori dovrebbero avere l'obbligo vaccinale, secondo lei? Ma noi siamo sempre dell'idea che sull'obbligo vaccinale sia opportuno il convincimento. Noi pensiamo che la vaccinazione sia una scelta coerente e di rispetto nei confronti degli altri. La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri, quindi dove c'è una libertà e un diritto collettivo, lì si ferma la libertà individuale. Sono temi però molto delicati, sui quali il governo e la politica dovrebbero evitare di litigare e forse decidere nell'interesse comune. I messaggi che arrivano da questa piazza, intanto il tema è quello della ripartenza e il titolo di questa iniziativa è Ripartiamo assieme. Abbiamo voglia di ripartire in sicurezza, tenendo presente che abbiamo e dobbiamo progettare il paese del futuro. Oggi ci sono il segretario generale della UIL, segretario generale dei pensionati, tante altre personalità, c'è il ministro Bianchi e dal di lì vogliamo ripartire soprattutto dalla scuola, dal mondo della scuola. È un momento difficile e delicato, ma un momento impegnativo dove noi ci sentiamo parte integrante per far ripartire il paese. Dal governo Draghi vedete attenzione alle istanze che voi portate, come si sta muovendo? Beh, diciamo che il governo Draghi ha un obiettivo e un calendario ben preciso. Io credo di poter dire che rispetto alla riforma degli ammortizzatori sociali, rispetto a tutto il tema delle pensioni, rispetto al problema del fisco e rispetto a come utilizzare i soldi che arrivano dall'Europa, noi vogliamo essere coinvolti. Molto ovviamente non siamo ancora stati coinvolti in maniera sufficiente e vogliamo che comunque siamo coinvolti, perché il tema è un tema molto delicato per il futuro del Paese. Ministro, abbiamo capito che l'obiettivo dell'esecutivo è ripartire con la didattica in presenza a settembre. E avete deciso se ci saranno delle soglie, ad esempio, sulle ospedalizzazioni, sui contagi, come avete deciso per i colori delle zone, nel caso di passare alla DAD o meno? No. L'esecutivo è assolutamente deciso. La nostra ipotesi di lavoro, su cui stiamo lavorando tutti, è da settembre, quando si riaprirà, il 13 settembre, tutti in presenza. E per quanto riguarda, cioè, ci può dare qualche indicazione su che cosa state lavorando affinché si possa andare in presenza, sui trasporti? No, stiamo lavorando su tre cose. Stiamo lavorando innanzitutto sulla messa in ruolo degli insegnanti. L'abbiamo anticipato di 40 giorni, è partito oggi il decreto. Stiamo lavorando sugli spazi insieme con i comuni e le province e stiamo lavorando con tutti coloro che vivono la scuola come il punto centrale della nostra vita. Obbligo vaccinale ai docenti? No, di questo ne parleremo la settimana prossima. Il Presidente è stato molto chiaro, ne parleremo la settimana prossima. Oggi noi portiamo ancora avanti la nostra campagna Zero Morti sul Lavoro e Zero Morti nelle cosiddette case di riposo eterno, perché bisogna cambiare la sanità di vicinanza per i pensionati. Bisogna fare in modo che ci siano i tavoli che sono stati aperti per quanto riguarda il pensionamento, per quanto riguarda la legge sulla non autosufficienza, per quanto riguarda separare la previdenza dall'assistenza, per quanto riguarda i lavori gravosi e usuranti, tutto ciò che riguarda il fatto che bisogna recuperare le risorse perché il numero chiuso dei medici ha comportato una carenza di personale. Oggi abbiamo avuto 36 miliardi di tagli che potevano essere utilizzati quelli del MES che ci venivano proposti. Comunque noi siamo pronti a chiudere quei tavoli con degli accordi che ci permettono di cambiare le cose nella sanità pubblica del nostro Paese, che ci permettono di dare ai pensionati la possibilità di essere parte attiva della nostra società. I pensionati non devono essere un problema, devono essere una risorsa, assieme ai giovani, alle donne,
che devono essere valorizzate. Quindi noi siamo qui in estate a riflettere su quello che dovremmo fare al ritorno del periodo feriale. Sindaco, la festa regionale della UIL torna a Cesenatico, che messaggio dà oggi? Beh, sicuramente ormai è diventato un appuntamento fisso in questo periodo dell'anno e beh, sicuramente in questo momento continuare ad avere l'attenzione alta sui temi del lavoro, della legalità, della sicurezza anche è sempre importante. Non ci dobbiamo dimenticare che usciamo da un momento molto difficile e probabilmente ne affronteremo altri di momenti difficili, soprattutto sui temi del lavoro e non solo, anche dal punto di vista sociale. Io credo che continuare ad avere attenzione e un dialogo aperto anche con le forze sindacali, come ad esempio la UIL, sia importante anche per le istituzioni per continuare ad avere un rapporto sia con i lavoratori, con i pensionati e col territorio. Un periodo difficile in cui per poter riuscire a tenere le aziende aperte, a far funzionare il turismo, l'importanza è quella dei vaccini, quel messaggio che viene dal mondo delle istituzioni, dal mondo dei sindaci, quindi che appello arriva per la vaccinazione? È assolutamente vaccinarsi il più possibile e il più in fretta possibile, perché è l'unica strada per riuscire ad uscire da questa situazione di emergenza. I dati in questo momento sono in crescita, quindi questo testimonia il fatto che dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione e lavorare su questo tema, a maggior ragione in una località turistica come la nostra, che non può assolutamente permettersi degli scivoloni in zone gialle, arancioni o che sia.